Voga 2015, giorno 16, oggi è il giorno degli animali e no, non ho animali domestici in casa, se escludiamo una abbastanza robusta quantità di orsetti di peluche, che non sono tutti qua, perché in questo momento li ho messi da parte quelli che devono essere lavati, qua ci sono quelli mano a mano che finisco di lavarli, quindi c'è tutto un giro di operazioni di lavatrice da fare, però vi lascio sul doobly-doo e sulla scheda il VEDA che ho fatto in aprile, in cui ho parlato dei miei peluche, in cui ci sono presenti tutti quanti. Comunque, come dicevo, non ho animali domestici ed è una scelta ben precisa che ho fatto, perché a me piacciono moltissimo gli animali domestici in genere, cani, gatti, furetti e via discorrendo, e tra le altre cose, di solito questo sentimento è anche ben ricambiato. Però proprio perché mi piacciono moltissimo gli animali, per il lavoro che faccio, che mi tiene lontano da casa, mi fa spostare da clienti spesso, mi fa talvolta spostare anche fuori Siracusa per 2-3 giorni, so che se avessi un animale domestico qualsiasi, un cane, un gatto, fondamentalmente passerebbe buona parte della giornata da solo in casa, ed è una cosa che non trovo giusta e non trovo corretta, e questo è il motivo per cui mi accontento di avere dei peluche piuttosto che avere degli animali veri, perché comunque mi dispiacerebbe non poco lasciare un animale da solo in casa tutto il giorno, quindi è una scelta abbastanza complessa, ma finché non si sistema un po' la situazione a livello delle tempistiche del mio lavoro, la scelta secondo me è quella più importante. E voi? Voi avete un animale domestico in casa, o più animali domestici? Vi piacciono gli animali? Pensate che abbia ragione io, insomma, che in questa condizione non sia il caso di avere un animale, oppure avete una condizione simile alla mia e comunque avete un animale? Fatemelo sapere con un commento, e come sempre ricordatevi di fare like, condividere e iscrivervi al canale. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il giorno 16 del Voga 2015, per cui, come sempre, grazie per essere passati, e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao!